Buonasera, benvenuti anche quest'anno alla presentazione della Ginnastic Studio Calcio a 5, sia maschile Serie C1 sia la parte di giovane di questa società che abbiamo qui rappresentata da alcuni dei ragazzi del nostro vivaio. Siamo fieri, permettetemelo, di avere anche un gruppetto di giovani oggi nella nostra società, perché saranno sicuramente il futuro locale di questa Gymnastic Studio. Grazie anche alla partnership di Fidale Orlando che ha creduto nel nostro. Dovere l'applauso a Orlando, ma forse anche alla consorte Ricco Antonietta che sempre presente anche alle nostre partite, quindi di questo noi ne siamo veramente fieri. Penso che la nostra società abbia programmato questo campionato in modo molto oculato. Penso che la scelta dei giocatori sia stata fatta anche in base a quelle che sono le nostre idee, il nostro progetto, quello di portare nella nostra società dei giocatori che potessero dare qualità, carattere, presenza, serietà a questa squadra e a questa società, a questo gruppo fantastico. Quindi tutti i ragazzi che sono seduti davanti a me e che militeranno in questo campionato, penso abbiano queste qualità. Qualcuno conosciuto, qualcuno meno, un gruppo che viene da fuori, un gruppo locale, chi più giovane, chi meno giovane. Noi siamo veramente contenti, abbiamo visto già in questa prima fase di precampionato, negli allenamenti e nelle prime gare amichevoli, una squadra che mette in campo la grinta, il carattere giusto, la tenacia magari del mister Maurizio Bianchi che nel gestire i rapporti con i giocatori e promuovere la nostra società a loro e convincerli a venire in questa realtà per fare qualcosa di bello, qualcosa di grande, voglia di far trionfare sempre i vostri colori, quello penso che lo dobbiamo mettere in campo ogni sabato, ogni volta che ci sarà una gara, sarà importante proporsi a quella situazione con carattere, con voglia di vincere. È vero, si dice sempre, l'importante non è vincere, è partecipare. Sì. Diciamo, diamocela per buona, anche se magari quando si fanno i sacrifici per raggiungere degli obiettivi, l'importante è pure vincere, non è solo partecipare, no? Perché ci si impegna, perché nel cuore, l'anima si soffre, ci si diverte e magari poi dopo dobbiamo raccogliere pure i frutti. Penso di aver creato insieme a tutti una società che oggi guarda al futuro. Una società che cerca di impostare il suo lavoro non più in modo troppo amatoriale, ma una società che punta ad una crescita di qualità. Perché tutti quelli che stanno qua avanti a me, dicevo, devono puntare a questo obiettivo e devono sapere che se stanno seduti davanti a me per partecipare a questo campionato è perché ci avete delle grosse qualità. Perché avete delle capacità immense, perché tutti quanti noi crediamo nelle vostre qualità e se ci crediamo noi ci dovete credere ancora di più voi. Spero che ogni volta che indossiate i nostri colori, questi colori vengano tatuati sulla vostra pelle. Io un altro applauso vorrei farlo fare alla dirigenza femminile, perché noi abbiamo la nostra dirigenza femminile,
magari in molte situazioni societarie, il loro supporto diventa anche fattore di qualità, ok? L'aiuto agli allenamenti, l'aiuto alla preparazione delle gare, l'organizzazione degli eventi, la preparazione del materiale cartaceo, tutto quello che riguarda alla fine, tra virgolette, la qualità, noi cerchiamo di farla gestire alle nostre donne. Grande mano quest'anno l'ha data anche la compagna di Maurizio, Liz. Un altro applauso. La quale ha gestito abbastanza il rapporto con l'estero, con i giocatori, perché data anche la sua diciamo cittadinanza, nazionalità, e ci ha permesso di avere anche a livello verbale un colloquio più facile con i giocatori. E quindi tutta la dirigenza è importante. Tra i dirigenti, Mirko, che sta sempre in mezzo ai ragazzi, e ringrazio anche tutti gli istruttori della palestra Ginnastic Studio che in questa fase iniziale della preparazione hanno accolto i ragazzi per allenarli la mattina e preparare, quindi completare quelli che erano poi gli allenamenti fatti il pomeriggio, la sera dal mister, e elencare uno per uno quella che sarà la rosa 2015-2016 della nostra società, della nostra squadra, partendo da Angelo Petrella e Alessandro Giordani. Angelo purtroppo per motivi personali non c'è, Alessandro Giordani, i quali saranno la parte che io chiamo sempre la saracinesca, no? di questa squadra. Speriamo che vedano inviolata meno possibile la loro porta, grazie anche alle qualità che vi contraddistinguono, sia te che Angelo. Poi vorrei elencare un po' i locali. Tra i locali inserisco pure Francesco, che è napoletano, ma lo inserisco fra i locali, Francesco Savastano, Paolo Cinelli, Mirko Mastromattei, Massimiliano Priolo, che per il matrimonio di Sebastiano è presente, e colgo anche l'occasione per fare i miei auguri a Sebastiano e Sara. Poi abbiamo sempre locali, perché io li ho inseriti tra i locali perché ormai è da tanto tempo che state a fondi e che vi siete, anche perché uno di loro si è già affacciato qualche anno fa nella nostra società, poi per motivi di lavoro è andato via, il suo ritorno la dice lunga, no? Poi sui rapporti che restano fra la nostra società e i giocatori, no? Perché Vlada, è voluto ritornare nella nostra società per aiutarci in questo progetto, e quindi la sua presenza di nuovo nella nostra società non ci può fare altro che piacere, perché poi è indice di quello che è il rapporto qualitativamente sempre positivo con i giocatori che possono giocare con noi e che poi magari vanno via per un motivo o per un altro e poi ritornano. Poi ancora abbiamo Toni Annunziata, Denis Cepa, che anche Denis purtroppo è presente, però anche Denis, nonostante di nazionalità non italiana, è da tanto tempo che comunque è nella nostra cittadina, e quindi noi lo consideriamo veramente un
un locale. Poi successivamente a questo gruppo, diciamo che è locale tra virgolette, la società ha investito le sue forze su un gruppo di ragazzi stranieri, tra cui troviamo Paolo Faria, Joan Losada, Diogo Pasto, Andrea Silva, e per ultimo Nuninho. Lo lascio per ultimo, non a caso, l'ho lasciato per ultimo per ringraziarlo, perché comunque anche Nuninho, nel momento in cui ha deciso di venire nella nostra società, ci ha dato dei grandi consigli per la scelta di alcuni giocatori e dei consigli legati al trasferimento di questi giocatori in Italia, e quindi io mi sento di ringraziarlo per quello che ha fatto per questa società. Stando ai ringraziamenti, io due parole devo spenderle per il nostro allenatore, le devo spendere per Michele, perché con Michele ci siamo lasciati l'anno scorso per motivi personali suoi, e in relazione a questi motivi personali sono stato il primo che ho detto: risolvi tutto, fai tutto quello che devi fare, le mie porte saranno sempre aperte per te. 2 anni fa. L'anno scorso ci siamo risentiti perché Michele mi ha chiamato e mi ha detto: la mia signora mi ha detto quest'anno allena di nuovo la gymnastic e vinci quello che dovevi vincere l'anno scorso. Michele è ritornato, abbiamo fatto un grandissimo campionato, la sua professionalità per me non si discute. Quello che deve contraddistinguere una squadra è anche questo fair play, che è diventato quasi così una cosa che si dice ma che non si fa, e invece voi fatela, perché questo diventerà un bel tratto distintivo anche di stile e di immagine di una società che si contraddistingue per questo, per la lentezza, per questa capacità che ha di aggregare in modo familiare, diceva Emiliano. Questo mi piace molto, no? Oh, questo stile ve lo insegneranno loro, guai se non lo faranno. Buonasera a tutti, io aggiungo pochissimo anche perché è stato detto tutto o quasi. Per quanto riguarda il mio ruolo, diciamo, è una novità, anche perché io sono nella società da qualche anno, però il mio ruolo era per i ragazzi, quindi nel settore giovanile, dove io li chiamo ancora adesso i miei ragazzi, anche se quest'anno abbiamo deciso di farci aiutare da 2 giocatori che sono Paolo Faria e Nuninho. Ringraziare perché sicuramente li aiuteranno a crescere da un punto di vista sia sportivo che caratteriale. Sulla prima squadra aggiungo poco, anche perché è stato detto quasi tutto. Posso solo dire che sono quest'anno più vicino alla prima squadra e ho notato che nella squadra c'è coesione. C'è la speranza di poter ritornare a fondi e completare un lavoro che hanno solo iniziato, diciamo. E l'anno scorso mi è stata data questa possibilità dal presidente e io pubblicamente gli feci una promessa che avrei cercato in tutte le maniere di riportarlo dove l'avevo lasciato. Fortunatamente, grazie anche a una squadra e a una società fantastica, ci siamo riusciti, e ci siamo riusciti alla grande l'anno scorso. Però, secondo me, non è la mia promessa non è finita là, cioè io devo completare il lavoro che avevo iniziato in C1 quando lui ha riposto la fiducia nei miei confronti.
E quindi quest'anno sono ancora più motivato proprio perché voglio ripagarlo di tanta stima e affetto. Ma l'obiettivo che ho in testa e cercherò di trasmettere alla mia squadra è quella che il sabato, quando gli altri vedranno il calendario, non dovranno proprio essere contenti di giocare contro di noi, dovranno dire